tutti ragazzi, questo è il canale di Zess per Yuki no Hana. Oggi siamo in Giappone, siamo a Tokyo ed è il primo dell'anno, il primo gennaio 2018. Akemashita omedetou! Akemashita omedetou! O meglio anche Happy New Year e buon anno a tutti! Questo video è dedicato tutto ai nostri acquisti a tema Yuri on Ice. Quindi uno per volta adesso vi faremo vedere cosa c'è. Da poco tempo qui in Giappone è partita la collaborazione di Yuri on Ice con Sanrio. Quindi hanno creato appunto tutti i gadget a tema. Ogni periodo, quando fanno queste collaborazioni, i gadget cambiano e tendono a rimanere comunque tutti, appunto, tutti quelli vecchi non li si trova, si trova solo quelli nuovi. Visto che in questo periodo appunto c'è questa collaborazione, abbiamo trovato solo cose dello stesso tipo, della stessa linea. Partiamo dal mio regalo di Natale che mi ha fatto Zess ed è il mio adorato Yuri. Oh, che piccolo, bellissimo. Oi. Poccia Yuri. Yuri! Yuri, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, è adorabile, ha gli occhiali proprio con la plastica, ha il cappellino col ciuffetto. Ha il capocchione. Sì, ha i piedini con le zampette. Ecco qua, volevamo anche Victor, però era terminato, quindi l'abbiamo cercato addirittura da Chiabara in tanti altri negozi, ma non... Ma non ci arrenderemo! Sì, è la versione di Victor, è questa qua. Mette a fuoco, vabbè, ma se la troveremo poi aggiungeremo ecco qua, e questo è il primo, carino, è adorabile, il mio regalo. Poi li apriamo insieme perché ancora non l'abbiamo aperti nemmeno noi. Ah, cominciamo da più semplice. Siccome io sono una maniaca delle cartelline, perché ne utilizzo tante tra documenti di università, di lavoro, eccetera, eccetera, finiscono sempre, non sono mai abbastanza. E appunto, come vi dicevo, questa è quella per dedicata a Yuri. Questo è il davanti e questa è dietro. All'incirca il prezzo è di 400 yen senza tasse. Sembra che senza tasse. Questa è quella di Yuri. Poi c'è quella di Victor. Eccolo qua con Makachi. Dietro così. Quella di Yuri mi sembra che non c'era. Comunque io ho preferito comprare poi questa qua, in cui ci sono tutti quanti. Vedete? Victor, Yuri e Yuri. Dietro più o meno la modalità è lo stesso, cambia solo il colore in effetti. Io ho preso queste tre. Poi abbiamo preso una cosa uguale. Due veramente. Simile. Fagli vedere prima la tua. La mia? Sì. È una cosa utile, fondamentalmente. Che sono dei borselli. O portapenne, portapennelli, borselli. Tutto quello che volete. Borselli. E l'abbiamo preso così. Oh, no, molto bello. Oh, piccolo. Ovviamente lei quello. Ah, io te l'ho regalato io questo. Sì. Sì. No. No. No, te l'ho regalato io. Ah. Sì, l'ho preso io questo. No, questo me lo sono preso io, tu c'hai tu quello che hai preso a me. Ah, un'altra cosa, sì sì. vabbè, perché compriamo davvero tante cose all'improvviso. Che questo è il mio bimbo invece, è Yuri. Oh. È adorabile, cioè, non potevamo lasciarli qua, anche perché questo genere di borselli sono utili per qualsiasi cosa. Io perlomeno che ne faccio un grande uso, ne ho comprati tanti, non solo di Yuri on Ice, ma anche altri generi che qua mi piacevano molto e quindi li ho presi. Poi abbiamo preso un'altra cosa uguale, sì, però simile. Ecco qua. Ah, che li inizieremo anche ad usare stesso oggi, ora li apriamo insieme a voi.
questi sono i portatessere qui praticamente è comune utilizzarli, in quanto per prendere i mezzi di trasporto alla metropolitana si ricarica questa tessera che si chiama Suica o Icoca o Pasmo. La Pasmo, in sostanza, con la quale tu la passi e paghi. Non è che sei agevolato, tu in effetti paghi comunque la tratta che fai senza sconti. È una carta su cui carichi dei soldi e puoi pagare sia alle macchinette e ai distributori per strada per le bevande, sia ai convini, alcuni supermercati e poi anche appunto alle metropolitane, nelle stazioni. E prima quella di Victor. Ciao ciao! Pronte? E il retro in verde acqua più o meno, questa qua sì più o meno, ed è questa, era la più carina perché ti permette di agganciarlo alla borsa, ce n'era anche un altro o anche tipo. Come bracciale sì, e non te lo perdi anche, beh, in mano a me si perde sicuramente. E poi c'è questa qua di Yuri, come dicevo sempre tema Sanrio. Oh mio Dio, quanto è bello! I pattini, coi pattini, vi prego. Guardate. Sì, ma hai visto Maccacin capovolto qua? No. Oh mio Dio. Maccacin a testa sotto. E qua che si va messa la tessera, si passa, si paga e via. E quindi abbiamo quest'altra cosa gemellare, gemella. Non è finito. Poi per me ho preso questo portachiavi, c'è anche il prezzo ancora vicino, 680 yen, circa 5 euro più o meno, non lo so, però mi piaceva troppo e dovevo prenderlo. Yuri, eccolo qua. Lo metterò vicino alle chiavi della mia macchina perché ne necessitavo uno e giusto appunto è uscito fuori lui, lo rimanevo lì e certo che no, però non lo apro questo. Ah Luca, è giunto il momento di aprire questi. Ho detto una cosa uguale ma simile. Vai 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 vai. Insieme. Non sono io, insieme. Ovviamente questi sono a scatola chiusa, letteralmente, non, non si sa il personaggio che ti esce, ma noi amiamo tutti quanti, quindi era indifferente, era veramente indifferente. Chiunque esce, va bene. Se però sono se sono vittoriosi, insomma, è meglio, no? Ok. Ma l'adesivo è attaccato alla vita. No, perché apri da là? Perché non voglio rovinare da sopra. Ma... ti prego, signore, non sapevo. Ti prego. Chi è uscito? Yurio! Victor! Victor, scusa. Mio vero. Guardalo come arra... Che carino! Sì, lo so però che stai rosicando che volevi Victor. L'hai scelto tu. E tu... qualcuno sta calando, non fa niente, poi. Ah, compagno di viaggio. Allora, intanto sì, perché noi siamo proprio a tema. Ah, giusto. Allora, poi in effetti dai, ma è carinissimo. Sono tutti bene, non lo voglio aprire, non mi dite niente. Voglio fargli fare il viaggio chiuso. Sigillato. Comunque, Victor, nella versione di stammi vicino. Vediamo se c'è la fede. No che non ce l'ha. No, non ce l'ha, anche perché è la versione sua, è vero. Cioè, però vi posso dire la verità, non è che sono proprio bellissime, era giusto lo sfizio di fare la pesca, perché le facce non sono il massimo, guardate, se so voi. Però lo volevo, ecco, insomma, l'ho preso, in Italia non ci sono, forse ci sono, boh, non lo so, però mi trovavo e in questo negozio era anche l'ultima scatolina che era rimasta e non la volevo lasciare lì, ho detto magari esce Yuri, però Victor, sono contenta lo stesso. Mi uccide. Adesso arriva la bomba, quella che ci ha buttato letteralmente per strada. Ed è un'altra cosa gemella che abbiamo acquistato. Più gemella di così si muore. In realtà ne cercavamo anche un'altra di questa cosa, ovviamente di un altro personaggio. Ma non, ancora, dico ancora, non l'abbiamo trovato.
però perché forse non c'è proprio, però non l'abbiamo capito, abbiamo chiesto però non ci sapevano rispondere. Ma io questa cosa la volevo. Sì, se vuoi puoi farla vedere anche prima tu. Andiamo insieme? Sì. No? Ta-da! Ecco qua. È l'action figure di Victor in versione coach seduto sulla panchina con Maccacin. Hi hi! Questa figure l'abbiamo presa perché ci piace non solo il design, cioè proprio l'idea di questa figure, ma il viso è fatto bene, a differenza delle altre che hanno fatto, quella là all'impiedi con i pattini che ci sta sia Yuri e Victor, i visi a noi non piacciono particolarmente. Non vuol dire però per questo che se l'avessimo trovata quella non l'avremmo presa, io credo che probabilmente l'avremmo presa lo stesso, nonostante i visi lasciano un po' a desiderare, però voi sapete bene che quando uno è fan di una serie parte il collezionismo sfrenato, quindi si ha il desiderio di possedere tutto e di più di quei personaggi, e questo è il caso. Questo è il nostro ultimo acquisto. In realtà noi abbiamo anche altre cose in Italia della serie che vi avremmo voluto far vedere, che sono il CD di tutte le canzoni di Yuri on Ice, abbiamo il calendario di Yuri on Ice, insomma abbiamo un po' di cose. Spero comunque, vabbè, che questi articoli che abbiamo preso vi siano piaciuti. I negozi avevano diverse cosettine di questa serie, ma tutte cavolate, adesivi, strappini, e prezzi comunque decisamente troppo alti per quello che si andava ad acquistare. Nel caso di specie questa figura l'abbiamo pagata 10.000 yen, questa qua. Però vi erano anche delle mini figure così, ma proprio piccole, a 2000 yen, capite bene la sproporzione comunque del prezzo del prodotto. Quindi abbiamo optato per roba utile solamente. Sì, ma io mi vado a prendere un altro di questi qui perché voglio qualcuno che faccia compagnia a Yuri. Sì, sì, e tra due giorni andremo ad Akihabara e andremo alla ricerca di altra roba. Io ho fatto anche altri acquisti, non solo tema Yuri on Ice, ma Sekaiichi Atsukoi, il nuovo artbook di Adekan, perché io sono una fan sfegatata di Adekan e dell'autrice, che è una illustratrice meravigliosa. Per me quelle sono opere d'arte, non sono solamente artbook, quindi dovevo approfittarne e comprarlo. Grazie per aver visto il nostro video, se vi sono piaciuti i nostri acquisti, se vi è piaciuto lo stesso video, lasciateci un like e lasciateci un commento, scriveteci quello che ne pensate sui prodotti e il merchandising. Quello che avete comprato Nice. Voi. È vero, cosa avete comprato, cosa avete voi di Nice? Cosa vi piacerebbe prendere, se poteste? Quella è la domanda. Soprattutto. Se poteste. Cosa ne pensate delle figure di Yuri on Ice? Perché vogliamo capire se solo noi pensiamo che sono potevano far di meglio, tipo affidarsi ad un'altra casa produttrice, tipo Altex. È una casa produttrice tipo Kadokawa. Vabbè, niente, quella comunque ha fatto le figure di Free, quella che ha fatto le action figure di Utano Prinsama. Sicuramente almeno il prezzo con cui ci propongono quelle figure aveva ragione d'essere. Così non è, ma accontentiamoci comunque. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e di nuovo buon anno a tutti. Un bacione. Anche Massimo Medeto. Ciao da Zess e da Yuki no Hana. Bye. Don't stop us now, the moment